E qui con noi questa sera il signor Ciccio, non potrei chiamarlo altrimenti, perché lui ha un cognome, D'Agostino, Ciccillo, Ciccio D'Agostino, però a Teramo lo conoscono tutti come Ciccio. Come Ciccio. E lui si vuole fare chiamare così. Buonasera. Grazie, signori. Oh, lei ha la bellezza di 77 anni, ne dimostra quasi la metà. Molto lusinghiero, grazie Ciccio, mi fa piacere. Innanzitutto si sente a suo agio? Sì, sì. Ma fine che ci ha creato pure io, che so, già, allora succede di disgrazie furti. Il signor Ciccio in passato era un fotografo cassettista. Ci vuole spiegare che cos'è? Per i fotografi che andavano in giro per le fiere, i mercati, le sagre, portando una cassetta con cui si faceva sviluppo, stampa, tutto lì era. E si riconsegnava le fotografie, invece di essere stampate a contatto, come fanno i fotografi di studio, e si stampava riproduzione, cioè sulla si faceva una nuova fotografia sulla negativa, in carta, e uscivano le copie, ma fatto bene o male, in un certo senso, potevo pure correre, per lì team, era una cosa bene. Quindi lei non aveva un suo negozio? Niente, in libertà assoluta. Girava proprio con questa cassetta. Chi veniva da lei a fare le foto? Chi si faceva le foto? In particolar modo le ragazze, ma tutti, vecchi, giovani, perché a quei tempi era una novità, non era un... avere una cassetta, fare il cassettista a quei tempi, era un lavoro redditizio. Dopo si andava per tutte le feste, si viveva proprio in allegria, con poche spese e molti quadrini. Quanto costava una foto? Beh, a niente di meno, da principio facevamo pagare 2 copie, 3 lire. Quindi soltanto chi poteva permetterselo poteva venire da lei? Sì, a quei tempi si faceva tutto, con poco si faceva tutto. Oggi lei si occupa, a Teramo, è stato anche piastrellatore, però ora si occupa di impianti idrosanitari. No, manutenzione di caldaie termiche. Sì, lei per tutti a Teramo e Ciccio, non soltanto per la nostra trasmissione, tant'è che mi ha spiegato che addirittura pure il postino arriva a casa sua con le cartoline dove c'è scritto Ciccio Teramo. Ciccio Teramo. Senza indirizzo. Sì, e infatti... cioè, ecco, la portate. Ha delle cartoline, io ne sono testimone perché le ho viste. Sì, adesso la telecamera ha più difficoltà, dopo le facciamo vedere. Sì. Dove c'è scritto proprio Ciccio Teramo, senza indirizzo né niente. Quindi lei è un personaggio, si sente un personaggio. Personaggio non me lo ritengo, ma insomma... fa piacere perché ho una considerevole gruppo di amici, di conoscenze. Sarà pure perché io a Teramo sono nato e senza uscire all'estero per me incomincia qua io la stazione. Come arriva la stazione incomincia l'estero, quindi non sono uscito mai. In che zona di Teramo è nato? In che zona di Teramo è nato? Adesso abito a Porta Madonna, lì dietro al Palazzo delle Finanze. Ed invece ha vissuto la sua infanzia dove? Pure lì. Proprio la mia infanzia. Sì. Dunque lei non era l'unico fotografo a Teramo, ce n'erano altri. Sì, ma come cassettista era l'unico. Era l'unico, però ce n'erano altri. Per esempio il famoso Nardini, che non era un cassettista, ma anche lui non aveva negozio. No, però era un trovamento della libertà. Me ne parla un po'. Dunque, mi sembra che Nardini incominciò proprio venendo da noi, perché allora avevamo, lì dove sta il distributore della benzina, a Porta Madonna, noi avevamo una baracca che ci facevamo le fotografie, proprio sia cassettiste sia non. E infatti venne per la prima volta Nardini con una macchinetta così e incominciò proprio, piano piano è diventato il fotografo dei giornali, di tutto, perché lui aveva una grande passione per la fotografia, non era un tipo, come dire, non si fermava in nessun posto, niente, tirava niente, bestia che fuchieva, diciamo noi, di bomba, ma però... Sì, lei perché dice fuchieva? Perché si usava il lampo di magnesio all'epoca. Sì, sì, al magnesio, beh, a quei tempi non si stava tutta questa comodità di adesso. Quindi c'era proprio il fumo che faceva a un certo punto la foto. Quando si sfiateva la gente. E lui portava tutta la sua attrezzatura, mi hanno raccontato, a bordo della sua bicicletta. Sì, e quello è lo bello, è con un pito solo. Manca con tutte e due, li vado con un piede, salleva e caleva. E portava la macchina fotografica, la sedia per tutto. Mettere il regalo, tutto quanto con sé. Ed era un personaggio sicuramente interessante, che ha lasciato tutte le... Tante oggi, tante vere che oggi noi troviamo in tante parti della cosa appunto questa
delle fotografie firmate Nardini, tutte le cerimonie che si facevano, anche durante le adunate fasciste, Nardini, anche se c'erano i fotografi ufficiali chiamati dall'allora regime, che si vuole, però Nardini stava sempre là a mezzo. Hanno anche detto che insomma c'è un archivio Nardini lasciato in biblioteca di suo fatto molto importante per la città di Teramo. Altri fotografi se li ricorda? C'è Don Pietro Lagalla, che è il vero fotografo, Vignole, Michetti, Don Giulio Michetti, sì. Un altro fotografo pure che adesso tutti scomparsi, all'invore di me tutti scomparsi. Beh, lei evidentemente ha la stoffa dura. Senta, un altro personaggio su cui voglio sollecitarla prima di passare al servizio. Mi hanno parlato di questo signor Crispino, o meglio, conte, oppure barone Crispino. No, conte di San Crispino, perché lui portava una caramella e andava sotto e sopra con il bastoncino, perché aveva una pensione con un povero disgraziato quello che se lo mise sotto, non lui, ebbe di investirlo e gli si fu assegnata una pensione vitalizia. E lui con una caramella portava, appunto l'aspetto veramente da conte. È vero che portava il monocolo, o mi sbaglio? No, il monocolo, come si chiama? Noi diciamo la caramella, ma quello portava. Senta, aveva una singolare agenzia lì al Palazzo Porto. Sì, agenzia di quello, come si può dire oggi, di queste agenzie immobiliari. Lui faceva tutto, dalla persona dei servizi fino alla vendita delle case, tutto. Infatti si chiamava Tutto l'agenzia, Tutto. Tutto. Ecco, però in effetti poi questo Tutto poteva anche andare sui campi, vero? Sì, sì. Faceva proprio Tutto. Quando andava tutto, era possibile. Ci si andava per festeggiare la licenza liceale, ci andavano i militari, ci andavano i ragazzi alla prima esperienza. Ci andavano i celibi, i fidanzati e anche gli sposati. Ci andavano tutti. Nelle case di tolleranza, le cosiddette case chiuse, ci andavano proprio tutti. Case di piacere e piacere ad ore e a denaro. Con un tacito accordo con mogli e fidanzate, insomma, la cosa era risaputa ma accettata. Bastava avere in tasca quelle 5-10 lire per pagare le ragazze e la struttura. A Teramo di questi luoghi ce n'erano due istituzionalizzati, ufficiali. Uno, detto l'Ubelge, il Belgio, era originariamente in via delle Recluse, pare, in zona Sant'Anna. Poi fu trasferito in circonvallazione Ragusa, proprio all'imboccatura della circonvallazione. A gestirlo erano Don Luigi e una certa Zazà. E pare che ogni 15 giorni, quando arrivavano le ragazze nuove, che si davano appunto il cambio ogni 15 giorni, queste venivano passate in bella mostra in carrozza per allettare gli abituè e i clienti. Un'altra, pare si chiamasse, in queste case si chiamasse la sposetta o comunque gestito dalla brunetta, perché era una corpulenta e corvina forestiera che lo gestiva. Il locale sembra che fosse prima in via Oberdan, poi trasferito in via Nicola Palma. Si dice che di questa seconda casa fosse leggermente un po' più di elite, oggi diremo più esclusiva, più per signori. Oltre a queste poi c'erano due alberghetti dove all'occorrenza non si disdegnava l'opportunità di lasciare al cliente anche un optional. Uno era la California e si trovava in via Veneto, era un albergo un po' misero dove però avvenivano anche questi incontri. Sotto c'era una bottega, la bottega alimentare Yavaz, che era vittima spesso di scherzi burloni a causa della facile rima col suo cognome. L'altro era il Giardino, era un hotel il migliore forse della città, il più rinnovato, e comunque anch'esso magari veniva riservato a qualche incontro discreto con qualche dama. Come ognuno di questi luoghi ufficiali, come le due case chiuse di cui vi ho parlato, la casa di tolleranza aveva un suo medico, nel caso del Belgio penso si chiamasse il dottor Lucidi, e i suoi nomi un po' esotici, le ragazze Lola, Fanny, Lulu, eccetera. Le ragazze all'occorrenza vestivano dei pepli romani, dei veli, dei vestiti da gitana, lasciando saggiamente, sapientemente scoperte alcune zone di attrazione. I ragazzi, pur di entrare, si falsificavano le loro tessere e mostravano una età maggiore di quella che avevano in realtà. Qualche volta la polizia faceva delle incursioni per vedere delle eventuali anomalie, ma poi tutto tornava come prima. Io mi riavvicino al nostro ospite per vedere cosa ne sa
di queste strutture. Signor Cicillo, che ne sa lei delle case di tolleranza? Se le ricorda? Beh, me le ricordo bene, mettendo una cosa precisa, che noi ragazzi sotto i 18 anni era vietato. Ecco perché la questura faceva anche delle incursioni, perché se ci trovava un minorenne erano dolori, perché allora non si pazieva che funzionava la legge, diciamo così. Ebbene, spesse volte si falsificavano le carte d'identità, si faceva e si diceva, si metteva cannate di ciò. Lei l'ha fatto mai? No, io non so fatto. Lo facevano. Devo essere sincero, sono stato un ragazzo pulito. C'è qualche ragazza che le è rimasta impressa di quelle che frequentavano le case di tolleranza, di queste belle forestiere? Adesso gli spiego, io avevo la cassetta d'ambulante. Sì. E allora venne la moglie di Luigi, lo belgio come lo chiamava, da Luigi mi disse devi venire a fare delle fotografie e le andai a fare proprio lì a Vezzolo. Ci stava Ferretti, un trasportatore che con gli asini che portava il cascione, no, per portare la freccia. Non so quanti dietro, una decina di lire, per guadagnare 10 lire fa chissà quanti viaggi, per farsi le fotografie sopra a questa stasene. Ma vi immaginate, io non potevo avere 14-15 anni. Avete queste ragazze, boh, ci può. Dopo quando fece un mondo di fotografie. E lo pagano in bagli finiciori. Diciamo che arriva sulla casa, nartinga la roba, le cartoline di solito. E nartinga anche i quadrini, chi gli racconta? Mentre andai là solo, il signore mi disse a te quanto ti si deve dare. Allora gli feci il conto, ma bello pagò. E l'unico ricordo buono che mi ha lasciato è stato quello. Non sia così, che io sono sicura che ce n'ha qualche altro. Un po' troppo modesta. Chi era la Minotta? La Minotta era quella che teneva prima di sta via delle recluse, la teneva la Minotta. Una donna grassa. Che gestiva un po' queste ragazze, gestiva, insomma, organizzava questo lavoro. Organizzava. Dopo... fu chiuso lì a via delle recluse dove vedete voi, sì. E fu via Circonvallazione Ragusa, dove è stata fino in ultimo, finché non è venuta la legge. La legge che... erano molti teramani che ci andavano? Specialmente i soldati aerei piani, alla sera faceva la fila, ma era pure una sconcezza, pensate, le famiglie che stavano di rimbette, che so io, chi aveva delle ragazze, dei figlioli, ma non era un problema tanto semplice, certo. Semplice a vedersi. Senta, signor Cicillo, prima di salutarci, perché i tempi stringono, io vorrei che lei ci leggesse una cosa che le hanno scritto. Si tratta di un componimento poetico, un augurio di Natale. Un augurio per Natale, per i telespettatori e per voi. E chi l'ha scritto? Questo Fantagone me l'ha mandato per Natale, io la voglio leggere ai telespettatori. Benissimo. Ed è intitolata Una speranza. Un canto di zambogna già si sente, nelle strade, le case, le pendiche. Se vede che Natale si avvicina, la notte che ha monuto lo Signore. Nell'aria lo sapore della festa si spenne d'oggi ad oggi, piano piano. Un desiderio, ma se cria il cuore, gli dice furto furto sta preghiera. O Cristo mio, Dio lo Padre Eterno dal matto a posto sti cuccioni mette, dal dirizzi le cose che sta storte, da famene una pace buona e giusta, almeno per un giorno, uno solo, un giorno lungo lungo senza fine. Buon Natale e pure Capodanno. Grazie, signor Cicillo, grazie signor Fantagone della sua io presenza. Io chiedo scusa a voi, ai telespettatori, perché io non sono né un uomo di cultura niente, ho faticato sempre, noi diciamo un amico mio, Paolo D'Amico, dice, siamo fatti di grani e grandorca. Lei ha, resti lì per favore, resti lì seduto finché non mandiamo il prossimo servizio. Lei ha veramente dato un sapore bello alla nostra trasmissione, io non potrò mai ringraziarla abbastanza.